Negli ultimi mesi in Italia si è fatto un gran parlare di una legge che vieterebbe gli anglicismi. In realtà la proposta è molto più sfumata e complessa di così, come sempre, però è vero che sarebbero previste delle multe per chi usa anglicismi nella comunicazione pubblica. Non voglio parlare di questo in questo video, ma voglio cercare di smontare un po' uno dei luoghi comuni secondo cui gli anglicismi siano inevitabili nel mondo moderno, confrontando l'uso che ne fanno italiano, portoghese e francese. E per farlo andrò a Roma a incontrare due miei amici youtuber. E voi venite con me! Ovviamente questa è tutta una finta perché sono già andato e sto registrando questo dopo. È tutto finta, tutta una scenetta. Una cosa che gli italiani dicono spesso è che certe parole sono intraducibili e che in tutto il mondo si dicono in quel modo. Io, sapendo un po' le lingue, so che non è così, quindi ho alcuni o due esponenti di lingue romanze, vediamo nelle loro lingue come si dicono queste parole. Per esempio, una persona che non è in una relazione in Italia è single, almeno in Italia nel 2023. In Portogallo e in Francia? Solteiro o solteira. Célibataire. Quindi non è single. No, non è evidentemente. Single. Poi uno strumento che usiamo tutti per lavorare oggi, il computer, che tutti dicono: ah, non si può dire calcolatore o elaboratore o ordinatore, perché è computer, è ridicolo. Computador. Ok. Ordinateur. Nessuno dice computer, me lo confermate? No, mai. No. Ok. Una parola molto importante da non dimenticare è la propria password, che in italiano è in inglese. Sì, in francese mot de passe. Palavra passe, mesh, ma password anche, però abbiamo palavra passe. Intraducibile password, traducibile. In realtà è traducibile per qualcuno, per chi vuole. Ragazzi, che bella questa location, ma sul serio? Come si dice nelle vostre lingue? Se vuoi condividere la location, localization, questo è un posto, un lugar. È un posto, raga, alla fine è un posto. La stessa location? Cosa in francese, localisation, partager la localisation, e poi un endroit, un lieu. È intraducibile, untranslatable. Quando vai a fare festa, alzi un pochino il gomito, è possibile, molto probabile che il giorno dopo sei... Hai l'hangover. L'hangover. Ecco, come vi fa sentire questa parola italiana? Mi fa sentire che non vi siete sforzati nel cercare una parola che possa spiegare... Vabbè, un concetto molto umano. Un concetto umano che secondo me esisteva già prima che l'inglese fosse arrivato in Italia. Il vino, i romani mi sa che ce l'avevano 2000 anni fa. Quindi noi diciamo ressac. In francese è la gueule de bois. Cioè letteralmente? La faccia di lei. Gueule è la faccia degli animali, no? Sì, la bocca degli animali. La bocca. Ecco, uno per ubriacarsi può magari esagerare un po' con i drink, che in italiano sono bevande alcoliche. Okay, l'acqua non è un drink, è una bevanda, ma un mojito è un drink. Nós dizemos bebidas o bebidas alcoliques. Oui, ça, perché non parlo in francese? Questa non è Liga Romanica, ma va bene. No, dipende un po' dal contesto. Se dici a una persona: ah, andiamo a bere un drink stasera, in francese sarebbe un verre. E poi dipende, une boisson, un cocktail. Okay. Massimo un cocktail. Un cocktail. E quella sì, non la traduciamo. Ok. Coda di gallo. Ora cambiamo argomento, parliamo di smart working, che nemmeno chi parla inglese da madrelingua lo dice, cioè lavorare da casa di fatto. In francese sarebbe teletravail. In portoghese teletravail. Il telelavoro esisteva, però avete deciso di cambiare. Come esistevano anche gli scapoli prima dei single, però okay. Qualcosa è andato storto. Poi, sempre al computer, clicchiamo con un oggetto molto simpatico che sembra un animale, che in italiano però si chiama mouse. Intraducibile, mouse. Intraducibile. Che noi traduciamo e chiamiamo ratu, che vuol dire topo. O ratto, sembra. Sì, une souris.
intraducibile. Quindi, a proposito, nell'informatica ci sono un sacco di anglicismi e me ne sono accorto rifacendo il mio sito web, che è stato un progetto lungo che è durato mesi, ma che finalmente è completato. Il mio nuovo sito web è pronto e su di esso troverete le trascrizioni dei miei video, per esempio anche la trascrizione di questo video. Link in descrizione, ma ve ne parlerò meglio alla fine del video, dunque guardatelo tutto. È un ordine. Qual è la vostra opinione in generale sugli anglicismi, nelle lingue in generale? Io non sono contro gli anglicismi. Ci sono persone che in Francia soprattutto sono veramente contro. Penso che è una cosa che è sempre esistita. E quindi è normale. Ci saranno sempre degli anglicismi e questo dobbiamo accettarlo. Mm-hmm. Però è vero che in questo momento ci sono delle persone che stanno esagerando, grazie. Soprattutto quando la parola rolla esiste già nella lingua. Prendere parole da un'altra lingua è normale. Mm-hmm. È sempre successo, di solito con la lingua dominante del momento, dell'epoca o anche del posto. Mm-hmm. Oggi abbiamo una lingua dominante globale, ma non è mai stato così. Mm-hmm. Nel passato magari il latino era la lingua dominante di Europa, è normale, però come ha detto Elisa ci sono poi persone che un po' esagerano, sì. Tipo dicono whatever invece che dire tant fash o... Sì. Forse è un po' anche un discorso di quantità, no? E di buon senso, sì. No? Abbiamo una parola che si usa sempre di più, la deadline, che si dice anche scadenza, ma si sta usando sempre di meno, sempre più deadline. Nelle vostre lingue? Brasu. J'oublie. La date butoir. Quando create un profilo, si può chiamare su un sito Facebook, Instagram, in Italia, in italiano, non create un conto come in banca o da altre parti, ma un account. Elisa, tu spesso ti viene da dire conto. Sì, io voglio sempre dire conto. A me piace tantissimo, però da insegnante devo anche essere onesto e dire gli italiani non dicono conto, dicono account. Quindi sì, noi diciamo conto sia per il conto in banca che per l'account su Instagram, su Facebook. Sì, sì. Conto. Sì, anche in francese, un compte Insta, un compte Facebook, un compte bancaire. Business, che si dice? Negocios. Business, ok, ci sta. Un'azienda può avere una mission, cioè un suo obiettivo da perseguire. Una mission. Une mission. Ecco, perché missione non ci piaceva, no? No. Anche una vision, che sarebbe una... Vision. Une vision. Per raggiungere questa vision sono magari il team. Sono il team, ovviamente, e si fa team building. Ma se entriamo nel linguaggio del business possiamo parlare 3 ore solo degli anglicismi. E noi diciamo equipe. Equipe. Per noi l'equipe è solo in campo medico. Ah sì? Ah. Sì. E poi la squadra è quella italiana. La squadra è solo nello sport. Ok. Qual è stata la vostra impressione degli anglicismi in italiano, imparando l'italiano? Cioè, vi ha sorpreso che ce ne fossero così tanti, oppure... Mi sorprende un po', soprattutto perché a volte penso che la parola dovrebbe esistere. Ne abbiamo già parlato, però la cosa di single, sì. Cioè il concetto non è nuovo, non è... No. Poi a volte, secondo me, tipo location è un posto, no? Eh sì, e i luoghi ci sono sempre stati. Sì, esatto. Nella quindi storia. Alla fine a volte non capisco bene. Ok. Io ho una storia simile, che quando ho cominciato a imparare l'italiano, uno o due anglicismi ci sta, però poi mi sono imbattuto nella parola privacy. Ok. E quella per me è stato stranissimo, perché ok, dire speaker per dire la cassa, no? Cose tecnologiche ci sta, ma poi privacy, che è un concetto che onestamente esiste da sempre. Come e che single. Poi mi hanno insegnato che prima si usava la parola riservatezza, no? Sì. Quindi è un po', sembra che si sta facendo apposta per sostituire anche parole che già esistevano, che erano concetti in italiano, sostituirle per l'inglese. Certo. Quindi sì. Solo per essere sicura, la privacy è solo su internet oppure in generale? No, anche fuori da internet. Ah, ok. È tipo, sì.
le leggi sulla privacy, non puoi, che ne so, fare foto di persone in giro senza il loro consenso per la privacy. Tipo, ti piace chiudere la porta di camera tua perché vuoi avere la tua privacy? Ah, anche in questo... Sì, okay. si può, si potrebbe. Okay. Una domanda, la parola intimità esiste? Sì, esiste. La intima sì. No, esiste, solo non si usa in questi sensi. No, si potrebbe dire nell'esempio che hai fatto dell'avere intimità, però intimità sembra quasi anche un po' più più hot. Travieso. un po' monello. Ok. Questo video demonetizzato. Call, cioè videochiamate di lavoro. In Francia possiamo dire un appel video, ma si dice sempre più call, soprattutto a Parigi. Quindi usate un po' di anglicismo. Un po', in questo caso sì. In questo caso anche in portoghese, forse prima del 2020 si diceva come videochiamata, ma oggi si usa più call. Ci sta. In un contesto in cui usi Zoom o Skype o una roba del genere. A proposito, questi sono dei software. Qui anche noi diciamo software. Ok. Software. Quindi nella tecnologia vediamo anche nelle vostre lingue un po' di anglicismo. Ma in francese no, logiciel. Logiciel. Sarebbe un logiciale. Logico, sì. C'entra con la logica. Sì, certo. Ok. Nelle vostre lingue, nei vostri paesi sono così prevalenti oppure un po' di meno? In francese è un po' di meno, anche perché c'è una legge che è stata votata negli anni 90, penso, e quindi... Tout bon, la legge. Sì, che se esiste una parola in francese è quella che dovrebbe essere usata, ma non è sempre rispettata questa legge, perché a volte... Negli slogan, quindi un anglicismo. Slogan, non lo so. No, sì, un anglicismo. Ad esempio, Air France, il loro slogan per una campagna di pubblicità è stato Love is in the air. Quindi non hanno proprio rispettato la legge, e anche per i giochi olimpici, certo. a Parigi, non mi ricordo, però hanno scelto qualcosa in inglese. Quindi dipende, ma diciamo che un po' meno che in Italia. Hai menzionato Air France, noi avevamo Alitalia che è stata venduta e adesso è diventata Ita Airways. Ita Airways, davvero? Sì, la compagnia italiana di bandiera. Noi mi sa che siamo un po' tra voi due, quindi non ci sono così tanti anglicismi come in italiano, però non c'è neanche il bisogno di fare una legge che tuteli il portoghesismo, nel senso non ci teniamo così tanto a proteggere la lingua. Però quindi... forse non è neanche un problema grande, cioè non avete così tanti. Secondo me quello che notiamo è piuttosto le persone che usano non gli anglicismi nel portoghese, tipo software e questo tipo di parole, ma invece in situazioni completamente banali in cui ci sono parole portoghesi. Per esempio, dire che qualcosa è cringe, o dire che qualcosa è awkward, o dire whatever. Quello sì è strano ed è un po' il problema che abbiamo, forse con generazioni un po' più giovani. Più una roba slang giovanile, se vogliamo. Sì, sì. Però la cosa curiosa forse è che delle tre lingue rappresentate in questo video, quella del paese dove si parla tra i tre meglio l'inglese, il Portogallo, è la lingua che forse usa meno anglicismi, no? Poi francese un po' di più e italiano molto di più. Sì, il portoghese medio cresce con l'inglese grazie alla televisione, roba del genere, radio, eccetera. È molto prevalente l'inglese nella vita dei portoghesi, quindi magari sentiamo meno bisogno di poi usarlo nella nostra lingua. Volevo dire che in Francia c'è stato un periodo in cui noi abbiamo fatto un po' come in Italia, ad esempio ci siamo inventati dei anglicismi, okay. Tipo jogging per dire un pantalone. Però avete il footing. Che non vuol dire quello in inglese. Sì, questi sono pseudo anglicismi. Sì, oppure shampoo, che viene da shampoo. Abbiamo aggiunto
S-M-O-K-I-N-G, smoking, tuxedo, quindi ci sono smoking. Delle cose un po' strane. Ma ho un video a questo proposito, andatelo a vedere qui. Credo. Noi facciamo un lavoro molto figo, bisogna dirlo. Il lavoro del, lo dico io, del creator o del content creator, se volete. Creator di contenuti. Creator di contenuti. Ora, io mi sono sempre rifiutato qui di dire creator, dico creatore di contenuti, però credo di essere in minoranza. Una cosa complessa può essere fatta a step, vari step, cioè vari passaggi, passaggi. Non si dice tappa. Dipende dal contesto, a volte anche tappa, ma spesso si parla di step oggi. Noi diciamo pure tappes o pur fases. Fasi. Sì. Etappe, fase o... Se vuoi usare l'intraducibile step, puoi dire passus, passo, passo, mm-hmm. pur passus. Ma intraducibile, eh? Une étape, une phase ou papa. Step by step, papa. Mm-hmm. Il prossimo passo è fare una cosa. Sì. La prochaine étape. La prochaine okay. étape. Perché questo volevo il dire. Il prossimo step. Quindi questo per dire, smettiamola per favore di dire che certe parole sono intraducibili. Non vogliamo tradurle per vari motivi, però vediamo esempi, abbiamo visto francese e portoghese, lo spagnolo è più o meno come il portoghese. Ma ci sono ancora di più, ancora più spagnolo. Sì, ancora più... Spagnolo in Spagna sì, nel Sud America per esempio è un po' diverso, usano molti più anglicismi. Fino a un certo punto è normale che si usino anglicismi perché viviamo in un mondo globalizzato. Come ho detto prima, secondo me è una questione di quantità e di buonsenso e mi sembra evidente che si può fare. Per esempio, come chiami questo pantalone? Jeans. Bravo. Calzes de gangue. Sì, e pure i jeans li traducendo. Ah. Sì, voi? Jean. Denim. Va bene ragazzi, andate a vedere i loro canali se imparate francese e portoghese, li trovate linkati in descrizione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, alla prossima. Ciao. Grazie di nuovo a Leo ed Elisa, trovate i loro canali in descrizione per approfondirli. E che dire, ho pubblicato il mio nuovo sito web, come vi dicevo, ed è una gran figata secondo me. Devo ringraziare per questo Matteo Fabiani, insieme a Davide Zampieri, che hanno... rifatto, hanno stravolto il mio vecchio sito che era davvero terribile, ne hanno creato uno nuovo davvero moderno, agile, funzionale, che è davvero eccezionale dal mio punto di vista. Su di esso troverete tutte le trascrizioni dei miei podcast, il mio podcast audio, quindi non YouTube, come era prima, ma molto meglio perché è molto meglio organizzato tutto. Ma anche, e questa è la novità, le trascrizioni dei video, le trascrizioni senza glossario di parole difficili, quello rimarrà un beneficio per chi mi supporta su Patreon, il mio club. Ma la novità è che ci saranno le trascrizioni semplici, accessibili, per esempio quella di questo video. Andate a dargli un'occhiata e contattate Matteo Fabiani se siete alla ricerca di un nuovo sito, figo tanto quanto il mio, perché lui sarà in grado di farlo ed è davvero un professionista eccezionale, inoltre parla inglese perfettamente se magari non volete parlare in italiano, siete stranieri, cose così. Se invece vi interessa approfondire il discorso sugli anglicismi, ho dedicato un'intera playlist a questo argomento, la trovate qui. Potete cliccare sulla playlist, se no rimaniamo qui a fissarci. Però è qui, eh? Basta un click. Se no c'è anche il mio sito web, andate a vedere pure quello. Ciao!